Oggi ci troviamo a Gallio per respirare il clima invernale e anche un po' un clima di vacanze. Al mio fianco il sindaco Emanuele Munari. E come sta andando questo periodo invernale? Sì, è partito quest'anno leggermente in sordina, causa ovviamente la mancanza di neve, quindi direi che al momento registriamo una stagione con un doppio volto, un volto positivo che è quello dove il traffico pendolare che quotidianamente sale e scende dall'altopiano resta praticamente invariato, quindi un certo flusso che si fa vedere e muove comunque l'economia enogastronomica dell'intero altopiano e anche di Gallio ovviamente. Mentre sono ancora in sofferenza le famose presenze negli alberghi, perché senza la dama bianca, la famosa neve che imbianca le nostre piste da sci, ovviamente gli sciatori tentennano e quindi aspettano ovviamente la caduta della neve e quindi siamo fiduciosi e speranzosi che questa possa scendere mare nei prossimi giorni. Ecco, poi insomma il periodo natalizio, comunque il periodo invernale, richiama tantissime presenze. Negli ultimi anni, in particolare i dati dello scorso anno, hanno riportato dei numeri record. Sì, noi in questi 10 anni abbiamo fortemente spinto sulla promozione del nostro paese di Gallio su molte TV, sia locali che nazionali. Abbiamo fatto un grande sforzo per rinnovare l'offerta in termini di appunto manifestazioni di intrattenimento per i nostri turisti e questo ha portato a dei dati che poi l'assessore vi dirà nei numeri, dati importanti, dati che ci rendono orgogliosi del lavoro fatto e svolto in questi 9 anni e quindi diciamo che possiamo chiudere anche questo 2023 con un bilancio sicuramente positivo. Sindaco, parte un nuovo anno, grandi sfide, grandi opportunità per il territorio. Sì, grandi sfide perché abbiamo in mente appunto alcuni progetti molto importanti, tra cui la promozione che continuerà incessante su tutti i canali appunto media, social media e TV e quindi vogliamo riportare Gallio veramente ai fasti degli anni 90 dove qui c'era talmente tanta gente che si faceva fatica anche a trovare un posto, quindi noi puntiamo e contiamo di arrivare di nuovo a quei livelli. Ecco, lei comunque, lo abbiamo visto quando siamo arrivati qui in piazza, è un sindaco con la gente, in mezzo alla gente, amatissimo. Beh, sì, diciamo che il fatto di essere sindaco ha implementato questa mia caratteristica, ma io comunque conosco tutti, conoscevo già tutti prima di essere sindaco, non solo a Gallio, anche ad Asiago, piuttosto che a Roana, quindi grazie al fatto che ho giocato a calcio, le scuole, tante cose, conosco tanta gente e il fatto di essere sindaco mi ha permesso di conoscere ancora più persone, di questo ne vado orgoglioso perché tutti i giorni tutti mi salutano, io saluto tutti molto volentieri, quindi questo è un bagaglio, questo è un risultato che mi porto a livello personale dietro. Thank you.
Gallio è un territorio da vivere e da scoprire. Sono tante le opportunità che offre per chi ama la montagna. Abbiamo sentito il sindaco e adesso ci avviciniamo all'assessore al patrimonio Francesco Rossi. Buongiorno, benvenuti a Gallio e buone feste anche per voi. Allora, ci troviamo, assessore, nella piazza principale di Gallio, dove c'è il mercatino che ci racconta le tradizioni e ci fa vivere l'atmosfera magica del periodo delle feste. Sì, questa fino ad oggi è stata la nostra piazza principale, che era stata ammodernata diversi anni fa. Adesso stiamo procedendo ad un lavoro molto importante, un'opera molto importante per il Comune di Gallio, che sarà la nuova piazza dei Giardini. E lì verrà implementato anche tutto quello che è l'offerta turistica, con mercatini che potranno spostarsi in quell'area e potremmo anche, perché no, aumentare anche quella che è l'offerta delle manifestazioni, fare manifestazioni con capienza più ampia, più in sicurezza e quindi maggior offerta per i nostri turisti. Ecco, questo mercatino andrà avanti anche per i prossimi weekend, un appuntamento che tiene viva l'atmosfera della stagione tipica invernale che riscalda anche gli animi di chi viene qui. Sì, appunto, nell'ottica di offrire sempre di più la possibilità di fare qualcosa a Gallio, di visitare Gallio, di vedere le sue bellezze, oltre che fare sport, anche perché ricordo che l'Altopiano è famoso per la sua offerta dal punto di vista sportivo, delle escursioni, dello sci nordico. E qui le persone potranno venire anche nei weekend di gennaio a visitare, perché no, i mercatini e bere magari qualcosa di caldo, qualche bevanda tipica del nostro territorio. Facciamo un bilancio di questo 2023 che si è appena chiuso. È stato un anno importante per il Comune di Gallio. Sì, è stato un anno importante in cui le presenze sono state veramente soddisfacenti per noi. Ricordo che abbiamo superato le 81.000 presenze l'anno scorso e il nostro obiettivo per il 2024 sarà quello di aumentare sempre di più le presenze, anche perché di questo ne giova l'economia locale, insomma l'economia del nostro paese e delle nostre famiglie. Quindi è una grande opportunità per chi, insomma, ci vive qui a Gallio. Sì. Sì, vogliamo offrire proprio questo ai nostri turisti, ma anche ai nostri cittadini. Ecco, lei ha parlato della piazza, di questa grande opera. Che tempi ci saranno? Probabilmente riusciremo a inaugurarla prima delle prossime elezioni, quindi prima di giugno riusciremo a fare l'inaugurazione. È una piazza di pregio, una piazza che nell'Altopiano non si vede e non si è ancora vista. Ricordo appunto che il materiale utilizzato è un materiale dei colli euganei e è la trachite. Okay. È un materiale veramente che qui non si è mai utilizzato e sarà veramente stupendo vedere questa nuova piazza, questa nuova opera portata a termine da parte nostra. Ecco, quindi insomma grandi obiettivi per questo 2024 che è appena cominciato, ma che poi vedrà anche un cambiamento che sarà, insomma, il momento anche elettorale. Sì, noi abbiamo grandi aspettative per questo 2024, sappiamo che dovremo metterci d'impegno perché comunque c'è sicuramente qualcuno che vorrà farci le scarpe. Senta, voi come amministrazione avete un grande dialogo anche con i cittadini, siete sempre a disposizione e c'è anche molta condivisione sul territorio, vicini alle persone. Sì, noi abbiamo fatto del nostro punto di forza appunto la comunicazione, sia di quelle che sono le bellezze del nostro territorio, ma anche di quelli che sono i bisogni dei cittadini. Insomma, noi cerchiamo di accoglierli, di migliorarli. Abbiamo fatto questo anche con il discorso dei rifiuti, per esempio. Abbiamo portato la raccolta differenziata dal 18% al 64%. Ecco, un grande risultato. Poi abbiamo visto che hanno anche già cambiato tutti i contenitori qui a Gallio. Sì, fa parte anche quello di una sorta di abbellimento. Procederemo in questa primavera anche con delle paratie in larice a nascondere i bidoni
della spazzatura, insomma, quindi porteremo ancora maggior bellezza nel nostro territorio. E dunque state facendo questo viaggio insieme a noi all'interno del comune di Gaglio. Avete visto questo mercatino di Natale davvero splendido, ma c'è anche un altro luogo che ha attirato la nostra attenzione, Assessore, questo calendario dell'Avvento molto molto particolare. Sì, questo calendario dell'Avvento è stato scolpito interamente a mano da dei nostri artisti, uno dei quali espone le proprie opere proprio all'interno del mercatino, e durante le giornate di apertura del mercatino di Natale sono state svelate le varie cartelle, le varie figure. E ritraggono appunto paesaggi del nostro territorio, le chiese, le montagne, gli animali dell'alta montagna, quali i galli cetroni o i caprioli, i cervi. Sappiamo che c'è anche un altro punto con delle opere d'arte a cui voi fate molta attenzione, un simbolo di forza. Sto parlando del gallo e del leone che si trovano davanti al comune. Sì, abbiamo voluto fortemente queste due opere di Marco Martaler, e sono opere che sono caratteristiche, insomma, del nostro territorio, e sono un bellissimo ricordo di quello che è stato l'evento che purtroppo ha colpito e ha segnato negativamente la nostra esistenza, possiamo dirlo, insomma, nel 2018. E come segno di rinascita del nostro paese, del nostro comune, abbiamo appunto voluto mettere proprio davanti al palazzo principale, che è quello del comune, queste due opere: il gallo, che simboleggia il comune di Gaglio, anche perché è ritratto nello stendardo del comune di Gaglio, e il leone, che è stato in piazza San Marco e che rappresenta appunto il Veneto, la nostra regione. Quindi una grande forza, una grande unione, insomma, non vogliamo soffermarci a quei momenti, però complimenti perché li avete superati veramente con grande forza e con grande compostezza. Sì, abbiamo dato del nostro meglio, abbiamo avuto qualche piccolo problema, soprattutto con una ditta di esboschi, però adesso abbiamo ingranato la marcia, la quinta marcia, la marcia più veloce, tanto che siamo arrivati a quasi sconfiggere quello che è il flagello adesso dei nostri boschi, che è il bostrico. Abbiamo venduto il 98% di quello che è il legname bostricato, e possiamo dire di aver quasi sconfitto appunto questo piccolo insetto che fa dei danni mostruosi al nostro patrimonio. Allora, abbiamo visto un po' di questo mercatino, abbiamo visto questa grande opera che è il calendario dell'Avvento. Io so che esiste anche la radura incantata. Che cos'è? Beh, è una piccola piazzetta allestita appositamente per i nostri bambini e per i bambini, insomma, dei nostri turisti, anche perché ricordo che il comune di Gaglio è una località che è vocata proprio al turismo familiare. Quindi abbiamo pensato di allestire questa piazzetta con delle figure, degli alberi e una casetta, che è la casetta di Babbo Natale, dove i bambini sono venuti a consegnare le loro letterine, e nella speranza di trovare poi sotto l'albero i loro regali.
Beh, e l'attenzione verso i più piccoli deve essere sempre presente all'interno dei comuni. Ci troviamo nella piazzetta che diceva e qui c'è la cassetta della posta di Babbo Natale. Hanno partecipato? Eh sì, la cassetta della posta ovviamente è già stata svuotata. Babbo Natale è passato a ritirare le letterine e speriamo che abbia portato tutti i regali che sono stati richiesti. Allora, questa è la casetta di Babbo Natale. Ci sarà dentro? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Non so, proviamo a bussare, secondo me è già andato via. Vedo che ha mangiato qualcosa qua e ha abbandonato la casetta. Ecco che poi quest'anno i bambini hanno preparato veramente tutti quanti e le cosine da mangiare, da lasciare quando Babbo Natale doveva arrivare. Qui vediamo c'è una poltrona vuota, c'è un albero e probabilmente è andato a prepararsi per l'anno prossimo e magari anche a riposare. Sicuramente sì. Beh, quest'anno qua i bambini hanno potuto sperimentare appunto delle attività nuove, come dei corsi di cucina, hanno fatto i biscotti, dei piccoli lavoretti, insomma abbiamo tenuto occupati anche loro perché comunque, vista l'assenza di neve, bisognava pure dare qualcosa da fare a questi bambini, no? Ecco, poi lei diceva attività per i bambini che sono residenti ma anche per i turisti. Certamente, il nostro obiettivo principale è quello appunto di far divertire i turisti così che possano ritornare anche il prossimo anno. Assessore, il territorio di Gaglio è sempre molto attento a quelli che sono gli eventi e negli ultimi mesi ce ne sono stati di importanti, proprio qui in questa piazza, Piazza degli Alpini. Sì, esatto, questa zona che è il centro storico appunto del paese di Gaglio, che non era mai stata sfruttata molto dalle precedenti amministrazioni, noi abbiamo pensato appunto di dargli una nuova vita, di dargli più valore. Quindi con le due manifestazioni che sono state Sui Malga e Scargar Malga, dedicate appunto a quello che è l'attività dell'alpeggio, la produzione di formaggio, l'attività apistica anche di apicoltura, abbiamo creato queste due nuove manifestazioni che sono state portatrici di diversissime presenze, abbiamo superato le 4.000 presenze e abbiamo dato un nuovo volto a quella che è l'estate di Gaglio. Quindi un territorio che offre davvero tantissime opportunità per tutto l'anno. Esatto, noi cerchiamo di prolungare sempre di più quella che è la stagione estiva, no? Cercando di destagionalizzare appunto in modo da portare le persone a venire a visitare Gaglio anche in quelli che erano una volta considerati mesi morti, ma che di fatto, se le giornate sono belle, sono i mesi più belli, quindi maggio e settembre che per noi sono i mesi migliori. Adesso io vorrei far vedere ai nostri telespettatori invece delle bellissime immagini invernali che ci raccontano il territorio con tantissima neve, con tantissime opportunità. Sì, sono immagini girate l'anno scorso, speriamo che nei prossimi giorni insomma, si possa fruire appunto di nuovo di questa bellissima immagine. E infatti la neve dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e vediamo.
parliamo di opportunità per chi viene qui sul territorio, quindi c'è la seggiovia, ci sono degli impianti, ci sono delle strutture insomma, importanti e molto amate anche. Beh, c'è il comprensorio sciistico delle Melette che è stato ammodernato negli ultimi anni, sono state fatte due nuove seggiovie e che sono state dotate le piste appunto di impianti di innevamento artificiale. Purtroppo l'acqua è la nostra pecca, non abbiamo molta acqua, quindi siamo riusciti ad innevare solo una pista quest'anno, però con la neve che arriverà nei prossimi giorni tutta la stagione prossima sarà comunque fruibile dagli appassionati dello sci. Lo sci di fondo, lo sappiamo, è la patria, è la nostra patria, e poi appunto chi non scia può decidere di andare a fare delle bellissime passeggiate con le ciaspole oppure senza, e giri con i cani da slitta, appunto cavallo, l'equitazione, qui si può sbizzarrirsi insomma a Gaglio. Prima abbiamo parlato della grande opera della nuova piazza di Gaglio e noi siamo venuti proprio qui per capire come verrà. Beh, questa piazza appunto verrà ampliata negli spazi e verranno lasciate comunque quelle che sono gli antichi alberi che sono stati considerati alberi monumentali. E quindi resterà anche un po' di ombra nel periodo estivo, però la piazza avrà questa pavimentazione di pregio, tutta liscia, tutta regolare, e ci permetterà di fare delle bellissime manifestazioni. Bellissima giornata di sole e noi siamo venuti nel comprensorio delle Melette, sempre in compagnia dell'assessore al patrimonio del comune di Gaglio, Francesco Rossi. Un luogo davvero incantevole. Ben arrivati. Sì, questa è la ski area Le Melette, dove partono appunto i nostri impianti. Si snoda su 4 impianti di risalita e circa 20 km, oltre 20 km di piste da sci di discesa. Ecco, qui vediamo che ci sono veramente tantissime persone, è un luogo dove sicuramente trascorrere del tempo libero in compagnia, magari anche prendendo un aperitivo, sciando. Sì, ci sono due baite bellissime, ammodernate negli ultimi anni, che offrono appunto la possibilità di fare un aperitivo piuttosto che di mangiare uno snack o, perché no, di fare anche una bellissima cena in compagnia. Ecco, qui abbiamo visto tra gli sciatori anche tanti bambini piccoli che si approcciano magari anche per la prima volta. Sì, si addice appunto anche ai più piccoli e ai neofiti dello sci, perché gli impianti appunto hanno delle piste da sci sia di difficoltà alta, quindi difficili, considerate difficili, ma anche delle piste da sci molto facili. Ricordo appunto che grazie ad un contributo dei fondi comuni di confine ed una compartecipazione del comune di Gaglio di oltre 1.300.000 euro, siamo riusciti a portare alle Melette due nuovi impianti di risalita che hanno dato la possibilità pure appunto di aprire delle nuove piste. Quindi grandi investimenti per il comune di Gaglio, che però sempre sono volti all'aumento di quello che è l'afflusso turistico e le presenze turistiche in altopiano.
Sviluppo dunque che produce del grande ritorno anche in termini economici per lo sviluppo delle presenze per il territorio, ma tra i progetti del Comune di Gaglio anche una pista di hockey. Sì, in località Paxtal, grazie ad una importante compartecipazione del Comune di Gaglio, abbiamo in progetto di coprire, di portare la copertura dei campi da tennis che ci sono in località Paxtal e di creare una pista di hockey inline che potrà beneficiare anche di gare internazionali, quindi con delle misure che sono regolamentari appunto per portare delle competizioni nazionali ed extranazionali. Un luogo fantastico per gli amanti dello sci, per i bambini ma anche per gli adulti e per le persone super esperte. Qui parliamo di sci tradizionale, mentre andando in quella direzione, Assessore, si trovano anche le piste per lo sci di fondo. Sì, proprio qui più avanti, un chilometro più avanti, partono le piste da fondo del comprensorio di Campomulo. Campomulo che si sviluppa su oltre 100 km di piste, arriva fino a Marcesina, e patria appunto dello sci di fondo, è sempre stata riconosciuta. E non abbiamo la possibilità appunto di fare gare internazionali qui, ma negli anni scorsi ce ne sono state. Ci sono stati campionati mondiali juniores, campionati nazionali negli scorsi anni. Ecco, speriamo che la neve che è arrivata in questi giorni dia la possibilità appunto di aprire agli appassionati dello sci di fondo le piste che arrivano fino alla cima dell'Ortigara, che è la cima famosa durante la prima guerra mondiale per le battaglie che ci sono state nei nostri monti. Quindi insomma, territorio, sci, sport, ma anche storia e natura. Gaglio è un luogo veramente prezioso e in grado di offrire tante opportunità. Qui siamo in un'area sciistica, ma io vorrei raccontarvi anche un altro percorso naturalistico che merita di essere visitato. I mulini erano il luogo dove tutta la nostra comunità andava a produrre quelli che erano i beni di prima necessità, quindi si faceva il grano, okay? si producevano delle farine che servivano appunto per dare sostentamento alle nostre famiglie, e poi c'era quella che è un'attività che pochi conoscono, che è l'attività della concia. Proprio la concia è nata, diciamo, possiamo dire che la concia è nata qua a Gaglio, perché venivano pestate le scorze delle bucce, diciamo, la superficie esterna degli alberi, degli abeti rossi, per estrarre il tannino che serviva appunto a conciare le pelli. Ecco, questi mulini erano attivi già prima della prima guerra mondiale, a fine 800, primi 900, e hanno segnato la storia del nostro paese. Da qui sono partiti dei famosi conciari che si sono poi trasferiti nella zona di Arzignano. Si chiude qui questo viaggio che abbiamo fatto a Gaglio. Io voglio ringraziare l'assessore al patrimonio Francesco Rossi che ci ha ovviamente accompagnato. Grazie a voi per essere venuti a trovarci e speriamo di passare un bellissimo anno 2024 insieme a voi, a Telecittà e a tutti i nostri ospiti che ogni anno ci vengono a trovare. Ecco, a questo punto io direi, Assessore, possiamo sederci anche noi e godere di questo luogo meraviglioso. Sì, andiamo a berci un aperitivo, ce lo siamo meritati. Vi aspettiamo qui.